Nell'estate del 14 d.C., a un mese dal suo 76esimo compleanno, Augusto è in viaggio, ma si sente male e lo portano in emergenza proprio vicino a Nola, dove si trova una grande villa di famiglia. Ma lì, malgrado le cure e le speranze, muore dopo poco. E questa villa, dove ha chiuso gli occhi il primo imperatore di Roma, questa villa, fatto incredibile e straordinario, forse è stata ritrovata. Il forse d'obbligo. È come aver trovato un relitto in fondo a un oceano, l'oceano della storia. Ecco come si presenta il sito in un colpo d'occhio totale. Si ha davvero la sensazione di un pezzo, un frammento del passato che è ritornato alla luce dopo secoli e secoli di oblio. E l'autore, il responsabile di questo oblio, lo vedete alle mie spalle. Il Vesuvio, infatti, è il vulcano che ha distrutto, sepolto Pompei e ha agito anche qui, ma molto più tardi, addirittura 400 anni dopo. Deve essere stata un'eruzione devastante che ha ricoperto tutto il paesaggio e ha seppellito questo sito almeno per 2/3 della sua altezza, e successivamente c'è stata un'altra eruzione che ha richiuso definitivamente tutto quanto. Oggi, per poter raggiungere il suolo di calpestio di questo luogo, bisogna scendere di 10 metri. Questo sito sta nuovamente ritornando alla luce grazie a uno scavo dell'Università di Tokyo su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali. Solo qui sotto ci si rende conto della monumentalità di questo sito, di questo luogo, che chiamare villa, beh, è molto riduttivo. Infatti è qualcosa di molto, molto più grande e imponente. Pensate che quello che vedete qui non è la dimora vera e propria, ma solo il suo atrio, il suo ingresso in un certo senso, cioè l'area di accoglienza. E possiamo indovinare l'effetto che faceva ai visitatori. Guardate, vedete queste colonne? Era, per così dire, appunto la parte che incontravano venendo da fuori, l'ingresso, erano colonne in marmo greco, e ci si trovava subito in un ambiente coperto, con un mosaico tutto bianco, e poi subito dei grandi pilastri riuniti a gruppi di 4. Era un crescendo, infatti oltre ci si trovava di fronte a un'esedra, tutta coperta di stucchi colorati. Erano come varie quinte che vi presentavano il complesso, e in questi stucchi si possono ancora vedere molti dettagli e soprattutto i colori. Riemerge anche un flauto di Pan, molto simili a quelli che si usano ancora oggi sulle Ande. E poi, beh, se continuassimo oltre all'esedra che è qui, dovremmo incontrare all'interno di questi sedimenti il centro del complesso. Ma a quale distanza? Beh, qui c'è un problema, vedete, è riemerso questo basolato, questa strada, questo lastricato, che lascia pensare quindi che qui non ci sia immediatamente la villa, ma una grande spianata e poi più in là il cuore del complesso, che oggi si trova sepolto a chissà quale distanza. Sono riemerse anche due bellissime statue, una travolta dalla violenza dell'eruzione, andata in pezzi. Ecco la sua testa. Si trattava di Dioniso. L'altra invece è stata ritrovata dagli archeologi ancora all'interno della sua nicchia, nella parete. È una bellissima figura femminile, biblofora come si dice, cioè ricoperta con una elegante veste e un bel panneggio. E si intravedono ancora dei colori. Noi abbiamo seguito questo scavo per quasi un anno, infatti le immagini che avete appena visto sono state girate l'anno scorso, e ora ecco come si presenta il sito, lo vedete, è stato completamente ricoperto con una struttura protettiva, ma i lavori al suo interno proseguono. È la villa di Augusto? Beh, secondo molti autori antichi come Tacito e Svetonio, questa villa si trovava apud Nolam, cioè in prossimità, nelle vicinanze della città di Nola. Ora, Nola si trova davvero a 2 passi da qui, e una villa così imponente è davvero un'eccezione. Tutti gli archeologi ritengono che effettivamente si tratti proprio della villa di Augusto, anche se la certezza nero su bianco ancora non c'è.
Fa una certa emozione pensare che qui passò Augusto, vide e toccò queste colonne. E queste colonne oggi ci raccontano l'atmosfera di allora, un'atmosfera che possiamo immaginare e che Augusto conosceva molto bene. I soffitti erano tutti affrescati con motivi complessi, colori intensi, quale l'azzurro e l'ocra, il lavoro senza dubbio di maestranze di altissimo livello. Queste furono tra le ultime cose che videro gli occhi di Augusto quando lo portarono qui, moribondo. Si racconta che sul letto di morte, sentendo ormai la fine vicina, con molta autoironia si sia fatto rialzare il letto, portare uno specchio, pettinare, e abbia chiesto ai suoi amici di applaudire al momento in cui abbandonava la vita, esattamente come fa un grande attore in teatro alla fine dell'ultimo atto. Applaudite, prego. Vero o no che sia, Augusto in effetti fu uno dei principali attori nella storia dell'Impero Romano, e la sua morte è avvenuta in questa imponente scenografia. Ma poi che cosa accadde? Beh, il suo corpo venne portato a Roma, ci furono dei funerali solenni. Ma la storia per questa villa non si fermò qui, anzi andò avanti con vicende sorprendenti che gli archeologi stanno ora ricostruendo. Questo sito diventò sacro per generazioni. In effetti Augusto era considerato il padre fondatore dell'Impero Romano e quindi la villa fu meta di pellegrinaggi, riti, cerimonie, quasi fosse un tempio, meglio un santuario. Per secoli e secoli. Ma poi arrivò la fine. Non solo della villa, ma di tutto l'Impero Romano. I barbari, infatti, erano entrati nei confini, ne facevano ormai parte. Nel 410 d.C. avevano saccheggiato Roma. Era rimasto ben poco della potenza dei tempi di Augusto. C'era stato anche un vero declino demografico e culturale della grande civiltà romana. Le campagne, le città, si erano spopolate. Molti siti e centri minori erano stati letteralmente lasciati, abbandonati, compreso questo. Tutto era in totale abbandono. Dovete immaginare quei casolari che si vedono dimenticati nelle campagne con i tetti sfondati. Qui accade esattamente la stessa cosa. In effetti, il tetto, senza più manutenzione, forse anche a causa di un incendio, a un certo punto crollò. Su queste pareti cominciarono a crescere le erbacce, i rampicanti, l'edera. Tra l'altro gli archeologi, scavando, hanno proprio riportato alla luce queste impronte dell'edera. Si vedono ancora molto bene, che cominciarono a avvolgere gli affreschi, gli intonaci, persino le statue, quei bellissimi capolavori che erano ormai dimenticati, non erano neppure stati depredati. E questo vi dà una chiara fotografia di quel periodo. Insomma, un vero e proprio relitto, ma non completamente disabitato. In effetti, sotto il tetto crollato, gli archeologi hanno rinvenuto una macina, del vasellame, delle anfore. Insomma, un po' come quei pesci che vivono nei relitti abbandonati, qui c'era una piccola comunità di contadini, molto semplice, rozza. Avevano sgomberato quest'area dove una volta passava Augusto, adesso c'erano loro, e avevano realizzato una vasca, che vedete qui ricoperta con un telo protettivo. Una vasca che serviva a qualche attività produttiva, artigianale, non è ben chiaro. Quello che invece si sa è che tiravano giù i pilastri per estrarre, strappare e portare via il piombo. Insomma, dopo l'Impero Romano si era tornati a livelli preromani. Pochi anni dopo anche questa comunità così semplice e primitiva venne spazzata via da una nuova eruzione del Vesuvio, paragonabile a quella di Pompei. Era il 472 d.C. e gli archeologi scavando hanno riportato in luce la violenza di questa eruzione. Vedete tutti i materiali vulcanici che stanno penetrando attraverso le finestre e che hanno completamente sigillato l'intero sito. Dapprima piovvero scorie, lapilli e ceneri, poi arrivò una nube ardente ustionante e letale che scrostò i muri, strappando intonaci affreschi. Infine, una violenta colata di fango e ceneri vulcaniche seppellì il sito con uno spessore di almeno 5 o 6 metri.
Pensate che dal terreno emergevano solamente i capitelli e poche altre strutture, ma in seguito, in giro di pochi anni, nuove eruzioni hanno definitivamente sigillato il sito. E così è cominciato il viaggio nel corso dei secoli di questa villa, di questo luogo, con il suo bagaglio di reperti, di atmosfere, di luoghi dove si muoveva, tra gli altri, come abbiamo visto, anche il primo imperatore della civiltà romana. E chissà quanto è ancora là sotto che attende di tornare alla luce. Aspettiamo dunque le prossime scoperte degli archeologi.